Abbiate fede in Dio, avete fede anche in me. Sono le parole di Gesù che abbiamo appena ascoltato. Ci consola la promessa dell'immortalità futura. Il papà amante dei giovani e degli studenti e di tutto il mondo della scuola, alla quale ha dedicato tempo, competenza e soprattutto tanto amore. Il papà sindaco, che cercava sempre soluzioni condivise anche con le forze di opposizione. Un papà tenero e presente nei momenti più difficili di tutta la nostra vita. Un papà innamorato della sua città, Vigevano. Ma a quel tempo c'era, almeno io, ho sempre avuto una grande forma di rispetto dell'uomo e delle istituzioni. Io ricordo quando sono entrato nel suo ufficio, lui mi attendeva con grande gentilezza, con grande garbo, mentre stava scrivendo con la sua penna qualche cosa. Mi ha subito fatto sentire calato nel mio ruolo con una grande attenzione. Quanta preoccupazione, quanta sofferenza e soprattutto quanta solitudine comunque tu in quegli anni hai dovuto sopportare, non solitudine perché non avevi la vicinanza ovviamente della tua famiglia, dei tuoi colleghi, dei tuoi colleghi assessori. E tutti ci hanno detto qualcosa di papà, un ricordo, che come sindaco, come professore, tantissimo come professore, che come sindaco, come preside, come amico, come ragazzini che giocavano insieme nel cortile. Poi penso che la dimostrazione più grande sia la presenza, che si vede, che si è vista. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma ci sono persone che hanno spostato impegni, si sono svegliate all'alba per venire oggi, hanno preso aerei, hanno preso tutti i mezzi possibili e immaginabili per essere qua vicino a noi, credo che questa sia lì. Ma io so che anche nel buio più profondo, c'è sempre almeno una piccola luce. La nostra luce sarai tu, quello che sei stato, che sei e che sempre sarai per noi.